Ciao a tutti, ciao a tutte, benvenuti o benvenute, bentornati o bentornate qui su questo canale in cui si parla di libri. Io sono Chiara, registro da Berlino e oggi vi racconto le mie ultime letture. Quindi non sarà una divisione mese per mese perché ho saltato qualche video di recap mensile di lettura, quindi ne faccio uno in cui accorpo le ultime letture. Spero comunque che possa essere interessante e possa darvi qualche idea su quale libro leggere e per quale ragione. Parto da un libro molto recente, cioè La Cina è già qui. Questo è un saggio che racconta la Cina dal punto di vista culturale e anche sociale. È uno strumento molto utile e anche molto fruibile, nel senso che è davvero molto facile da leggere per togliere gli stereotipi e approcciarsi con curiosità alla Cina e alla cultura cinese. Io dentro ho trovato anche alcuni aspetti molto curiosi, ad esempio uno legato a Harry Potter, non vi dico cosa perché secondo me è bello se insomma lo scoprite voi in autonomia, se nel caso in cui decidiate di leggere questo libro. Gli aspetti più interessanti per me sono stati quelli legati al concetto di copia, che è un tema legato alla Cina molto discusso, e quello legato alla concezione di vergogna e di colpa, nel senso che la colpa è più un concetto occidentale, la vergogna più un concetto, diciamo, orientale, però particolarmente cinese. Ecco, questo confronto l'ho trovato incredibilmente interessante. È un libro snello, sia nel numero di pagine, sia nella struttura della scrittura, quindi se temete i saggi, diciamo, non temete questo perché davvero si legge con grande facilità e offre molti spunti. L'unica postilla è su questa frase, perché è urgente capire come pensa il dragone. Ecco, secondo me non è il vero tema di questo libro, secondo me questo libro è proprio un modo, quasi un dizionario per capire meglio la Cina senza preconcetti. Zia Mame è stato uno dei libri più belli di quest'ultimo periodo, un libro spassosissimo ma non sciocco, un libro che mi ha fatto proprio ridere. Durante la lettura mi trovavo a ridere, ma neanche a, diciamo, un po' magari sogghignare quel sorriso o quella mezza risata, no, proprio a ridere di gusto. Quindi questo è un libro perfetto se volete proprio leggere qualcosa che vi metta di buon umore. Zia Mame è una protagonista indimenticabile, una donna che sicuramente vive una vita molto intensa e prende le cose, diciamo, di petto, però delle volte anche dei momenti di grande ingenuità. Quindi è una persona che vive tutto appunto con grande intensità e quindi si fa trasportare dagli eventi della vita, ma allo stesso tempo è proprio il suo carattere che crea certe situazioni. Ci sono dentro anche delle piccole gemme, secondo me, sulle quali si può riflettere un po' sulla società. Detto questo, non è un libro fatto per mettersi a fare grandi ragionamenti, ma tiene una compagnia intelligente, secondo me. E un'altra cosa che ci tengo a dire è che non è un libro, diciamo, che segue una trama magari standard, è più un insieme di lampi sulla vita di questa zia Mame o zia Mame che vengono raccontati dal nipote, la cui vita sicuramente è molto influenzata appunto da questa zia. Un libro davvero spassoso, che vi consiglio proprio tanto perché mi è piaciuto un sacco. Ho poi letto anche due fumetti, Un polpo alla gola e La profezia dell'armadillo, entrambi di Zero Calcare. Non ce li ho qui perché li ho letti sull'app di Storytel, ho scoperto che ci sono anche i fumetti e non solo gli audiolibri, una cosa bellissima, e quindi non ce li ho da farvi vedere. Mi sono piaciuti molto, è stato il mio primo approccio a Zero Calcare, li ho trovati capaci di raccontare delle verità sulla vita in un modo così ironico da riuscire a scavare e a fare breccia in modo immediato. E anche lì, non so, lì più che delle risate mi venivano appunto dei sorrisi quasi di consapevolezza, no? Nei quali magari mi trovavo ad annuire perché riuscivo a trovare una connessione con anche cose della mia vita rispetto a quelle che succedevano nei fumetti. Mi sono piaciuti molto, secondo me. La profezia dell'armadillo migliore di Un polpo alla gola, ma entrambi davvero molto ben fatti, davvero un talento, non dico niente di nuovo, ecco, su Zero Calcare. Mi sono appassionata guardando, devo ammetterlo, la serie su Netflix, prima non avevo questa curiosità
e adesso voglio recuperare anche gli altri, quindi se amate Zero Calcare e volete consigliarmi quale leggere dopo questi, ovviamente fatemelo sapere qui sotto. Vi racconto adesso di un libro che mi ha un po' delusa, cioè Zia Dotta. Avevo grandi grandi aspettative perché il libro parte benissimo, con una promessa, un mistero da scoprire, questa Zia Dot che un po', insomma, speravo potesse essere più incisiva, ecco, tra la Zia Dot e la Zia Memo, Zia Mame, meglio Zia Memo, Zia Mame, perché purtroppo questo libro parte benissimo, poi perde intensità, nel senso che questa promessa non viene, secondo me, così tanto mantenuta. C'è questo viaggio, insomma, che è un viaggio anche nel passato, si va a recuperare un rapporto, però a me è rimasto poco, devo dire, ha fatto poco breccia dentro di me. E, però se volete un libro che racconti un po' gli Stati Uniti, un po' la necessità delle volte di mettere delle pezze nel proprio passato, questo libro potrebbe fare al caso vostro. La Nazione delle Piante invece mi è piaciuto veramente moltissimo, non è un libro sconosciuto, anzi un libro probabilmente molto famoso, il terzo di Mancuso che leggo o ascolto. Devo dire che di tutti forse è quello che mi è piaciuto un po' meno, ma comunque tantissimo. Il più bello in assoluto, secondo me, è di quelli che ho letto, L'incredibile viaggio delle piante, seconda posizione per La pianta del mondo e terza per La Nazione delle Piante. Ad ogni modo, un libro incantevole, pieno di informazioni, ma soprattutto è una finestra sul mondo delle piante e aiuta tantissimo a capire anche come noi umani, come l'umanità potrebbe in realtà prendere tanto esempio dalle piante e secondo me aiuta a cambiare un po' mentalità questo libro. È un esercizio a vedere le cose da un altro punto di vista, che è quello delle piante. È anche un esercizio a aprire gli occhi. Piccola pausa per ricordarvi, se volete, di iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdervi i prossimi video. Ritorniamo ai libri. Di Alina Bronsky avevo già letto un altro libro, cioè L'ultimo amore di Babadunia, che mi era davvero piaciuto un sacco, e quindi le aspettative per La treccia della nonna erano molto alte. Devo dire che non sono state deluse, anzi. Allora, intanto ho ritrovato questa volontà di raccontare persone anche anziane, vecchie e non solo giovani, quindi mi piace moltissimo anche questo soggetto narrativo, ma più di tutto mi piace lo scavo psicologico che riesce a fare l'autrice, che secondo me è il vero succo dei suoi libri. Quindi sì, la trama c'è, ma davvero la cosa più importante è capire chi sono questi personaggi, perché fanno certe cose. Poi dentro a questo libro c'è anche il racconto dell'immigrazione, il racconto dell'integrazione, della difficoltà delle volte dall'altra parte, ma anche dalla parte di chi si deve integrare. C'è anche la narrazione di cosa vuol dire trovare il proprio spazio, e poi è una treccia di relazioni, un po' come dice il titolo, che intreccia passato e presente, e tutto ha un grandissimo senso alla fine. È un libro magari non felicissimo, ecco, quindi lo dico perché magari se cercate una lettura un po' più spensierata, questo forse non è il libro per voi, ma dà sicuramente tanto se vi piace capire i personaggi e le loro motivazioni. Sono quasi arrivata alla fine, il penultimo libro che vi mostro è Nelle nostre mani. Questo è il libro che abbiamo letto insieme con il gruppo di lettura e devo dire che è un ni. Perché? Perché è un libro che si propone di parlare della crisi climatica, del cambiamento climatico, ma purtroppo non cita le fonti, e secondo me questo è un grandissimo difetto del libro, perché quando si parla di questi temi bisogna citare le fonti, anche perché non è un romanzo, ma è una sorta di saggio. Mi sembra in realtà più un libro di opinioni, ecco. Alcune sono molto condivisibili, alcune credo che siano ben basate, però ecco, il fatto che non ci siano le fonti me lo fa, non so, percepire come meno accurato. Ci sono all'interno molti consigli utili, molte idee pratiche, questo è sicuramente apprezzabile, però fra tutti i libri letti con il gruppo di lettura intorno alla crisi climatica e alla sostenibilità, questo devo dire l'ho trovato meno solido, ecco. Sono arrivata alla fine e per la fine ho tenuto il mattone, ma soprattutto il libro di questo periodo, cioè Via col vento.
Ora, per Via col Vento servirebbe un video completamente a parte. Io però cerco di fare ora dei video un po' snelli, primo perché ho partorito da poco e ho meno tempo, ma anche perché credo vi piacciono di più se sono un po' più snelli. Fatemelo sapere, tra l'altro, preferite video più lunghi, video più brevi? Volete un video solo per Via col Vento? Comunque, tornando a Via col Vento. Prima di tutto, via i pregiudizi. Io non so perché, non ho neanche mai visto il film, ma pensavo fosse un libro pesante, un libro noioso, un libro proprio un po' da imporsi, che tra l'altro perché dovremmo mai imporci i libri, ma comunque. E invece ne ho sentito parlare così bene che mi ha stimolato curiosità ultimamente, quindi ho deciso di comprarlo e poi di leggerlo ed è stato stupendo. Io ve lo consiglio con tutta me stessa, questo è un libro in cui c'è dentro tutto. È anche un libro che pone in posizioni critiche verso lo schiavismo sicuramente, verso il razzismo che viene da nord e da sud ugualmente, secondo me, solo in modi diversi. Pone di fronte anche al tema della condizione delle donne, della concezione dell'amore, davvero c'è tutto qua dentro. Io vi consiglio di leggerlo senza avere paura della mole, perché questo libro fa questo effetto. Più si va avanti, più si vorrebbe leggere, ma allo stesso tempo si vorrebbe un po' rallentare, anche se è impossibile, perché non si vuole finire il libro, almeno io non volevo finirlo, non volevo abbandonarlo, e quando l'ho finito mi sono trovata davvero sola, mi sono trovata a continuare a pensare a questo libro e addirittura di notte lo sognavo mentre lo leggevo. È davvero un libro capace di entrare dentro. Scarlett o Rossella. Ah, tra l'altro consiglio questa traduzione perché è molto aggiornata. Comunque, si può amare come no, ma non si può non subirne il fascino. Poi, anche sul non amare o no, ecco, Rossella o Scarlett è una donna vera. Come tutte le persone, hanno lati che ci piacciono, lati che ci piacciono meno. E proprio per questo personaggio è così interessante, perché non è un personaggio perfetto. E quindi, secondo me, non è che si odia o si ama Rossella, ma Scarlett, anzi, ma si può essere d'accordo o in disaccordo con quello che fa in quel momento, ma lei come donna, secondo me, è un personaggio potentissimo che ha tanto tanto da dire. Quindi non so se sto trovando le parole giuste per questo libro perché è davvero difficile, è un libro che riempie talmente tanto che è quasi difficile poi tirare fuori quello che ti ha dato. Io raramente non riesco a parlare di un libro, ma in questo caso davvero mi mette alla prova. Mi viene solo da dire leggetelo, perché secondo me vi resterà nel cuore. Poi c'è tutto uno sfondo storico veramente ben fatto, che tra l'altro non è per niente sfondo, è quasi come fosse un protagonista stesso, proprio la storia è protagonista, è un personaggio, diciamo, insieme agli altri. E un'altra cosa, non è un libro che racconta di una storia d'amore, questa è una storia di umanità. C'è anche una parte di amore, ma una grande riflessione sull'amore, quindi è molto più che una storia d'amore come viene intesa, cioè magari un romanzo solo d'amore o che racconta solo una relazione amorosa. Spero di aver detto abbastanza su questo libro, spero di avervi quantomeno incuriosito perché è il mio obiettivo. Via col Vento è un libro a cui dare non solo una possibilità, ma proprio un libro da abbracciare, nel quale dimenticare la quotidianità perché fa questo effetto. È un libro incantevole, stupendo, meraviglioso. So che sono aggettivi banali per un libro del genere, ma appunto faccio un po' fatica a parlarne. Se volete ne faccio un video dedicato in cui con calma mi metto lì e ne parlo. Però ecco, è un libro che mi ha sorpreso perché non pensavo potesse essere così tanto, non pensavo potesse sorprendermi e farmi innamorare così tanto, perché veramente i personaggi di questo libro creano una storia che ti mette le radici dentro e poi, anzi, che mette le radici ma anche un semino che poi sta lì e secondo me fiorisce anche più avanti, perché è davvero un libro al quale si continua a pensare e ha uno dei finali, secondo me, meglio riusciti di tutti i libri che abbia mai letto. Non a caso, insomma, un libro così famoso.
E ora capisco il perché. Ecco, secondo me bisogna anche riconoscere i propri errori quando si hanno dei preconcetti e approcciarsi ai libri quanto più possibile con meno preconcetti, però io ce l'avevo, insomma, i libri ci insegnano anche questo, secondo me. Questi erano quindi gli ultimi libri che ho letto di recente, farò il possibile per essere più puntuale nel raccontarvi le mie letture. Ad ogni modo su Instagram magari sono un po' più attiva e non riesco a fare con appunto una cadenza più regolare, quindi se volete potete seguirmi anche lì. Mi raccomando, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, se appunto volete video diversi, se avete delle richieste specifiche. Vi ringrazio tantissimo per aver passato un pochino del vostro tempo qui con me e vi auguro come sempre buona lettura. Ciao!